Oggi vi parlo di Luigi De Magistris. Ve ne parlo perché faccio una scelta di campo senza se e senza ma. Sto dalla parte di Luigi De Magistris, sto dalla parte di Sonia Alfano. Lo dico a quelli che ci contrastano fuori dal nostro partito, lo dico a quelli che nel nostro partito non capiscono l'importanza in questo momento di essere tutti uniti e di sentirsi un po' come i tre moschettieri, uno per tutti, tutti per uno. Luigi viene accusato, viene attaccato per quello che ha fatto, per spirito di vendetta. Allora dobbiamo in questo momento fare squadra, non toglierci i sassolini dalle scarpe per qualche invidio, per qualche gelosia in più. Luigi è stato accusato di aver fatto una mega inchiesta, why not, senza produrre risultati. Non è vero, o meglio, i risultati non sono venuti semplicemente perché gli è stato tolto il fascicolo prima che potesse concludere le indagini. Pensate a me, quando ho fatto Mani Pulite, se dal primo momento avessero spezzettato in 1000 fascicoli quel processo, l'avessero mandato in 100 parti d'Italia, non si poteva fare quel processo, perché solo una visione d'insieme, senza nessuna colpa degli altri magistrati, ma solo chi costruisce giorno dopo giorno il processo, fascicolo dopo fascicolo, carta dopo carta, interrogatorio dopo interrogatorio, può avere un quadro d'insieme. Non è come una rapina che c'è il corpo di reato, non è come un omicidio che c'è il morto lì. I reati così complessi contro la pubblica amministrazione sono reati che si costruiscono mettendo insieme il rapporto fra di loro, tutta una serie di documenti, di carte, di raffronti, di contorni, deve avere una conoscenza profonda di tutte queste questioni. Hanno impedito a Luigi di fare questa inchiesta attraverso tutti un ricorso in parte di eccezione procedurale, in parte di delegittimazione e di denigrazioni, ed è successo a lui quel che è successo a me, che mi sono dovuto fermare a un certo punto per dovermi difendere dall'inchiesta che avevo fatto io. Per aver fatto un'inchiesta a Mani Pulite ne ho subite 37, così è successo anche a lui. E allora la colpa è di Luigi che non ha prodotto il risultato, o di questo apparato che ha impedito a Luigi di portare a termine il suo lavoro? E ancora, Luigi è stata rinviata a giudizio ultimamente per omissione d'atti d'ufficio. Bene, Luigi si presenterà e si presenta sicuramente ai magistrati a dare le sue giustificazioni, ma non commettiamo l'errore di valutare le carte nella loro asetticità come se fossero tutti uguali. Ci sono procedimenti che nascono da storie, da fatti, da problemi veri, da reati commessi, e ci sono procedimenti che devono necessariamente svolgersi proprio perché è bene accertare la verità. Luigi ha più interesse di tutti noi a farlo quel processo, perché non vuole lasciare nulla di intentato che qualcuno possa dire che è stato coperto, è stato avvantaggiato, è stato graziato. Quel processo serve ancora di più a lui per ripristinare la verità. E a noi in questo momento lasciamo i magistrati fare il loro dovere, ma non dividiamoci al nostro interno, facendo pensare che siccome deve affrontare questo processo dobbiamo espellerlo dal partito, si deve dimettere dal partito, perché se dovesse valere questa regola nella sua asetticità e indifferenza, per questo partito non poteva nascere, perché io l'ho fatto nascere proprio quanto e proprio allorché mi mettevano sotto accusa delle cose più incredibili. È chiaro che non l'avevo fatta, è chiaro che mi difendevo processualmente, ma è chiaro che nel frattempo ho dovuto costruire una squadra per rispondere politicamente a chi pensa di mettere tutti dentro un cesso, far finta che sono tutti uguali, per applicare il principio craxiano: tutti colpevoli, nessun colpevole. No, non è così. Ci sono persone dei cui fatti devono rispondere e essere puniti, ci sono altre persone dei cui fatti devono rispondere ma possono essere innocenti, e per questa ragione io credo nell'innocenza di Luigi, credo che nei suoi confronti ci sia un atto in atto, un'attività di denigrazione per fermare la sua azione politica, così come credo che la tutela che fa nei suoi confronti e le battaglie che fa in difesa di quella società civile che è stanca di guardare sempre le facce, le stesse facce, come per esempio sta facendo Sonia Alfano in questi giorni, sia una risorsa importante per il nostro partito. Invito tutti quindi, mai come in questo momento, a fare come i tre moschettieri, tutti uniti, perché l'obiettivo adesso è liberare il paese da Berlusconi.